penso che non uscirò da qui finché non avrò finito di scriverti. E anche dopo non so se riuscirò più a guardarti negli occhi. Ogni tanto mi sembra di tremare dentro, anche se non fa freddo e fuori è ancora estate. L'uomo che sta di fronte a te è solo l'ombra di quello che immagini. Non è come pensi tu. Non c'è niente dietro le sue spalle, neanche davanti. Non lo renderai migliore di quello che è. Non ti starà mai vicino come avevi sperato. Ciao. Ciao. Buono. Hai sentito che è caldo oggi, non si respirava più. Come sto? Benissimo. Con questi? Benissimo. A vederli insieme, Dino e Anna sono sempre apparsi come una coppia perfetta. Anna ha conosciuto Dino proprio con me a una festa sul mare. All'epoca lei stava insieme ad Alessandro. A quella festa si erano messi a ballare lei e Dino. Io a un certo punto li ho lasciati soli e ho raggiunto altri amici. Pensavo che sarebbe andata via con lui. E invece alla fine della festa, quando sono tornata alla macchina, me la sono ritrovata lì, da sola, che mi aspettava. Aveva una strana espressione sul viso. Non le chiesi niente, ma era la prima volta che l'avevo vista davvero innamorata. Thank you.
Ci sono dei camerini liberi. Vieni con noi. Perché no? L'ascensore. A un certo punto l'ascensore si ferma nella tromba delle scale, ma noi non abbiamo paura. E dopo? Noi riusciamo ad uscire. Ci dà una mano un signore anziano, tu mi dici che era tuo padre, ma non eri così sicuro. E poi? E poi lui se ne va via su una bicicletta piccolissima. Mi accorgo di essere nuda. Tu mi accarezzi la testa e mi dici che ho dei capelli bellissimi. E dopo? Facevamo l'amore? No. Adesso non pensi a niente. Si rilassi. Chiuda gli occhi. Conti insieme a me. 5, 4, 3, 2, 1. Mi ha morso le labbra. Sei una stronza. Non dovresti baciare i clienti. Quando è che ci rivediamo? Non lo so. Hai visto come si vede di meno? Lascia. Smettila. Tieniti il resto. Ma lei come farà a capire se io ritrovo tre bugie? Queste foto le abbiamo scattate un weekend a Roma. A vederla così sembrava felice. Non mi dai spazio per amarti. Me lo disse un giorno, improvvisamente. Mi diceva di aver occupato ogni casella della sua vita. Non aveva più niente, solo il mio amore soffocante. Dino l'aveva conosciuto in una festa al mare con un'amica. Mesi fa era venuto a cercarmi nel mio circolo. Mi disse che ci eravamo incontrati per strada, con Anna. È stato davvero sgradevole con tutte quelle sue domande. Pensavo fosse geloso, poi no. Non era questo. Mi scusi, lei è Alessandro, vero? Sì, perché? Sono Dino, non si ricorda di me. Ci siamo incontrati una sera qualche mese fa. No, mi dispiace. Ero con Anna. Lei ci ha fermati per strada. Voleva salutarla. Sì, mi scusi. Posso sedermi? Prego. Posso offrirle qualcosa? Un caffè, grazie. Paolo, due caffè. Ho saputo che dirigi questo circolo. È bello qui. Tuo padre è il presidente, vero? Tu di cosa ti occupi? Sono anestesista. È un lavoro di grande responsabilità. Lo so.
Siete stati insieme quasi 3 anni, tu e Anna. 3 anni e mezzo. È tanto tempo. Non lo so se è tanto, dipende. Perché me lo chiedi? È semplice curiosità. Non volevo essere indiscreta. Noi stiamo insieme da quasi 1 anno. Lo so. So quando vi siete conosciuti. Anna me l'ha detto quasi subito. Che ti diceva di me? Niente. Non sapevo neanche il tuo nome. Non ha mai cercato di rivederti? No. E neanch'io, se questo che vuoi sapere. Forse aveva bisogno di uno come te. E che cosa ne sai tu di come sono io? Non lo so. Ci pensi ancora, lei? Senti, guarda. La sera che ci siamo incontrati per strada è stato un caso. Finisci lì. Scusami, ma devo andare. Io credo che Anna non ti abbia mai dimenticato. Dovresti farti vivo. Chiamala. Hai il mio permesso. Sei pazzo? No. Sono sincero. Lei lo sa che sei qui a cercarmi? No, e non lo saprà. La amo troppo. Un uomo innamorato non parla come te. Vorrei che fosse felice. Anzi, no. Vorrei che mi lasciasse. Sarebbe tutto diverso. Non venire più qui.